Maggio, un mese tutto da giocare, è il nome dell'iniziativa organizzata dal Comune insieme all'organizzazione della Fano Città dei Bambini e delle Bambine. Il progetto vede una serie di appuntamenti organizzati in alcuni dei tanti quartieri della città, come Poderino, Centinarola, Bellocchi e Sant'Orso. Ci siamo interrogati come rimettere un po' in movimento e in moto tutto quello che era la città di giocare, diffusa anche per i quartieri, con il coinvolgimento delle associazioni, delle realtà territoriali, ma anche di tutte quelle società sportive, piuttosto che realtà anche nuove che in questo momento stiamo accogliendo nella nostra comunità, che sono anche la realtà ucraina. Il primo appuntamento è previsto questa domenica, 8 maggio, nel quartiere Poderino. L'associazione, assieme alle società sportive, ha organizzato un pomeriggio da giocare dove la comunità ucraina accoglierà tutti noi con un laboratorio proprio dove realizzeranno delle coroncine per le donne che ha un loro significato nella loro cultura. Ci saranno anche il club degli orsetti, quindi clown, con la clown terapia. Domenica 15 ci troveremo invece sul quartiere di Centinarola, dove appunto ad attenderci ci sarà l'associazione di quartiere che ci farà fare una bellissima passeggiata per il quartiere per poi accogliere presso il parco di via Monfalcone con un laboratorio che è creato per sensibilizzare sul tema del riciclo, quindi sul tema ambientale, ma anche poi con uno spazio dove un'associazione cinofila farà proprio un momento di dimostrazione con i propri cani. Ci sarà anche un momento dove appunto si farà merenda insieme. Sono luoghi dove si ricrea un po' tutto il benessere del quartiere. Le iniziative proseguono poi venerdì 27 maggio a Bellocchi dalle ore 15 alle ore 18:30 con una festa nel parco in via 27esima strada insieme alle voci degli alunni della scuola elementare Fabio Tombari che torneranno poi a cantare sabato 28 maggio alle ore 21 all'anfiteatro Rastatt. Domenica 29 maggio invece Viale Gramsci verrà chiuso alle auto per ospitare tutti i bambini. Nel pomeriggio che si chiuderà le strade ma aprirà tutto quelli che sono i cuori dell'accoglienza, perché davvero ospiterà tanti laboratori e per la quale poi dedicheremo un momento più specifico nella narrazione di tutte quelle che saranno i laboratori. A chiudere questo ricco programma il 2 di giugno è Sant'Orso, o meglio conosciuto come il quartiere a misura di bambino. Qui ci saranno attività nella zona dello skate park e dimostrazioni cinofile allo sgambatoio, mentre nella zona verde di Via Petri laboratori curati dalle società sportive per concludere davanti alla scuola e nella piazza del centro commerciale con altrettante iniziative. Spazi che necessariamente di cui dobbiamo riappropriarci, anche malgrado la pandemia, malgrado quello che la tristezza di quello che è un momento terribile come la guerra, ci deve ancor più veramente contagiare di questi buoni sentimenti e considerare questi momenti anche come momenti dove tutti noi possiamo fare la pace.